Si è tenuta ieri a Trani una serata di beneficenza per equipaggiare le ambulanze dirette in Ucraina. Le interviste. Perché questa serata, con quale obiettivo? Allora, innanzitutto è una serata che è stata organizzata da tre associazioni, il Carro dei Guitti, che è un'associazione teatrale di cui io mi onoro essere presidente, Uniti per l'Ucraina, un'associazione di Bari, e Terre di Confine, che è un'associazione comunque di Margherita di Savoia. L'obiettivo è stato quello di riunire un po' alcuni artisti ucraini e artisti italiani per creare questo sodalizio. Ma soprattutto per raccogliere fondi per equipaggiare le ambulanze di medicinali per portare poi appunto il tutto in terra, in campo di guerra, insomma. C'è stata grande solidarietà da parte insomma, dei cittadini, ma anche fuori Trani. E devo dire anche un'altra cosa, che la nostra associazione Carro dei Guitti, sin dall'inizio della guerra, si è occupata degli ucraini. Quindi raccogliendo alimenti, materiale da portare, da mandare lì, e anche ha provveduto alla sistemazione di profughi nel nostro territorio. Già purtroppo un anno le persone vivono sempre con una grande, terribile paura di questa guerra. C'è tanto dolore perché ormai questa guerra sta succedendo sul territorio di persone civili e quindi ogni giorno c'è colpiti proprio bambini, donne, anziani che vivono, dormono in casa sua e può arrivare missile e nessuno non sa dove arriva, quando arriva. E purtroppo con questa paura persone vivono e sempre vivono con necessità di aiuto perché c'è una grande crisi umanitaria anche per roba da mangiare e anche per medicinali, per ambulanze. Ospedali sono vuoti perché pieni di persone che hanno bisogno e non hanno nulla. No, proprio per questo la nostra associazione ha organizzato questo evento, questo progetto. Da inizio abbiamo comprato un'ambulanza e ora facciamo una serie di eventi per raccogliere aiuti, per ripararla e mandare con medicinali in Ucraina.